Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi super motivazione, andiamo a fare le nostre pulizie con 40 gradi, vi ho detto tutto, ma insomma, visto che un po' in tutta Italia c'è un caldo tremendo. Ma caldo o no, dobbiamo comunque fare le nostre pulizie. Magari cerchiamo di ottimizzare i tempi, quindi fare le cose in più breve tempo possibile e facilitandoci le nostre pulizie, in modo tale da non affaticarci troppo, perché il caldo già ci toglie la metà delle nostre energie abituali. Se sentite qualche rumore di fondo, mi dispiace, ma purtroppo mentre edito qui lavorano tutto il giorno e quindi se sentite qualche rumorino non ci fate caso. Cominciamo subito con ho tolto quello che c'era da mezzo e vado a pulire il tavolo. Come avete visto, ho preparato la soluzione di aceto di alcol e semplicemente bicarbonato. Mi sta piacendo tantissimo questo duo, fa il suo ottimo lavoro e lascia un profumo che a me piace tantissimo nell'aria. Quindi comincio con il pulire il tavolo e le sedie. Continuate a guardare questo video perché oggi voglio provare i pannetti Swiffer qui in cucina, quindi andrò a pulire i mobili e farò anche i vetri, visto che questi comunque sono più grandi. Proviamo questi vetri che comunque sono vecchi perché li cambieranno, però voglio vedere, ecco, il risultato finale su questo tipo di finestra. Vado a prendere la scopa per pulire proprio sotto i mobili, quindi andare a spolverare con la scopa perché l'aspirapolvere non arriva bene, quindi vado di scopa che è più sicuro e va fino in fondo. Voglio andarla a pulire con il rotomop, non l'ho ancora utilizzato e lo utilizzerò per la prima volta con voi. Come avete visto, ho fatto solamente sotto i mobili con la scopa, per il resto vado di aspirapolvere perché non ci sono angoli dove, diciamo, non arriva l'aspirapolvere. Come vedete, vado a spostare leggermente il tavolo perché avendo i piedi grossi e quadrati si va a mettere la polvere proprio tutta sotto i piedi o anche molliche, insomma quello che va a cadere si va a depositare sotto a questi piedoni del tavolo, quindi li sposto e passo l'aspirapolvere. Prima di continuare mi concentro su questo angolo dove ho il pozzetto, quindi lo sposto, passo l'aspirapolvere, lo pulisco anche dietro e poi pulisco questo pezzettino di pavimento in modo tale che poi sposto il pozzetto al suo posto e lì comunque è già pulito. Ok, una volta terminato vado a mettere il pannetto Swiffer che vi ho fatto vedere nel video precedente. Il video precedente è 8 metodi per utilizzare il Swiffer, se volete lo trovate nel mio profilo. E vado a pulirmi i muri. È molto molto semplice e scorrevole questo pannetto sui muri, quindi si fa in maniera molto molto più veloce e semplice.
li vado semplicemente a spolverare, perché tra un po' la finestra, la vedete, sarà buttata giù e sarà fatta tutta nuova, quindi questa penso sia l'ultima pulizia approfondita. Queste sono le mie unghiette che ho fatto ieri e volevo giusto farvele vedere. Dicevo, l'ultima pulizia approfondita, proprio perché comunque, infatti come vedrete nel video, non sono andata a pulire sopra gli stipetti, perché comunque dovrò togliere tutto, quindi era una cosa in più. Una volta che mi rompo la finestra devo andare a pulire la qualsiasi, quindi mi sono evitata il passaggio di sopra i mobili e il lampadaio, poi tutto il resto l'ho pulito, come vedrete. Questa zona della cucina più o meno la spolvero un giorno sì, un giorno no, quindi come vedete la vado a fare con il guanto per spolverare, perché è una zona dove non va ad ingrassarsi, dice, particolarmente, cioè nel senso, faccio anche con acqua, però essendo che lo faccio un giorno sì un giorno no, spesso lo faccio con il guanto o con un panno, perché comunque si va ad accumulare leggermente della polvere e non del grasso, anche perché comunque in estate vado sempre a cucinare delle cose leggere, e poi da quando comunque ho la friggitrice ad aria risparmio anche un sacco di grasso sui mobili, perché si sa, utilizzando le padelle, facendo la frittura e tutto quanto, si va ad ingrassare qualsiasi cosa. Quindi questa zona qui la vado semplicemente a spolverare. Praticamente il ventilatore è sempre addosso, perché è stato il mio fedele amico, c'è troppo caldo e non si può fare a meno magari del ventilatore. Poi la sera mi metto nella camera da letto, ci mettiamo in camera da letto, anche Auri nella cameretta c'è il condizionatore e respiriamo un pochino. Ma durante il giorno, essendo che in cucina non c'è il condizionatore, siamo costretti ad utilizzare il ventilatore e ci arrangiamo. A questo punto, ragazze, come vi dicevo, vado ad utilizzare lo stesso metodo che ho utilizzato in camera da letto. Questa finestra è un po' più vecchiotta, quindi volevo provare con il pannetto Swiffer, ovviamente l'ho cambiato da quello di prima che ho pulito i muri. Ragazze, ve lo giuro, zero sbatti, zero fatica, perché con il caldo hai noia anche a stare abbassata, a fare più movimenti possibili, e sono veramente semplicissimi da pulire così. Per me la svolta, quando mi cambieranno le finestre, che sono praticamente come quelle della camera da letto e della cameretta del bagno, che sono molto 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 meglio, sarà ancora più semplice pulirli. Questi qui sono un po' più vecchiotti, ci ho impiegato un po' di più, però non mi è pesato, perché comunque con il bastone non ho fatto movimenti eccessivi e quindi in automatico non sono andata lì a sudare con la fatica di pulire i vetri. Nella mia routine normale delle pulizie ci sarebbe stata da pulire anche la serranda. In questo caso, come vedete, sto pulendo la finestra
semplicissimo, facilissimo e senza fatica. Io sono super felice di questa cosa. Non ci ho pensato prima a comprarli, dice, ho aspettato la collaborazione, ma non avevo idea che questi pannetti mi avrebbero semplificato così tanto la vita, soprattutto in estate. Comunque vi dicevo, nella mia routine normale avrei pulito le serrande, ma non l'ho fatto perché comunque devono essere cambiate, ma voglio provare anche con le serrande ad utilizzare questi pannetti. E così, come vedete, sto anche pulendo i mobili, siccome i mobili erano puliti perché li ho fatti 2 giorni fa, proprio con la schiuma li ho puliti per bene, quindi ho detto proviamo con aceto di alcol e bicarbonato e il pannetto. Ragazze, sono venuti perfetti, nel senso c'era qualche alone che avevo cucinato la sera prima e non l'ho tolto di proposito e si è tolto tutto. Quindi se volete farli tutti i giorni in maniera velocissima, vi consiglio di utilizzare questo metodo. Infatti adesso vado a sciacquare e vado a ripassare il mio pannetto pulito senza prodotto. Poi ovviamente con un panno umido vado a pulire le manie degli sportelli e il vetro in basso. E i mobili sono puliti in 5 minuti, fantastico, provate ragazze. Vado anche ad asciugare i mobili perché per esempio chi ha dei mobili lucidi può anche asciugarli così, oppure utilizzare un pannetto pulito e ripassarlo sempre con il spiffer. Quindi diciamo i modi per fare le pulizie in maniera semplice e veloce anche con il caldo ci sono, ragazzi, quindi non abbattiamoci e motiviamoci nelle pulizie. Le pulizie diverse dal solito, però sono sempre pulizie e quindi manteniamo sempre casa pulita. Poi un altro consiglio, mettete sempre dell'aceto di alcol negli strofinacci che utilizzate e vi faccio vedere che una volta asciutti non avranno un cattivo odore ma profumeranno di aceto di alcol. Adesso vado a montare per la prima volta il rotomop, che non capivo come si faceva, però poi alla fine è stato semplice e lo andiamo ad utilizzare. Rispetto al Vileda Smart Turbo, quello che avevo in precedenza, è molto più semplice. Adesso mi vedete che sto andando lì perché era la prima volta, però è molto più semplice anche togliere il mocio dal bastone. Invece quello lì era un po' più complicato, era più duro da togliere, infatti la prima volta lo stavo rompendo. Invece questo qui è super super semplice, è un po' duro per abbassarlo, ma semplicemente perché è nuovo. Poi una volta che l'ho utilizzato ho notato che si è ammorbidito moltissimo, quindi vado a riempire il secchio e vado ad utilizzare 2 tappetti di Alba Pavimenti, questo qui all'argan che è il mio preferito, e come avete visto vado a mettere proprio un pochino di aceto di alcol, giusto per dare quella disinfettazione naturale al pavimento. Qui stavo testando come funzionava e ho visto che al centro c'è la maniglia per tenere, invece nell'altro praticamente ti facevi la lima nel palmo della mano. Infatti fare il manico da tenere durante la strizzatura la trovo una cosa veramente fantastica. Credo che Vileda dovrebbe fare la stessa cosa. Comunque in questo momento stiamo utilizzando il rotomop. Intanto io sto pulendo sotto i mobili, l'ho trovata di una facilità scorrevole, mi piace proprio il modo in cui va a pulire, perché poi mi sono abbassata a controllare e devo dire che è arrivato veramente in tutti gli angoli. Poi quando ho tolto giustamente il mocio per pulire e fare la strizzatura nel secchio, ho notato che giustamente era sporco e con il lavaggio e la strizzatura è tornato praticamente pulito. Quindi è molto molto efficace rispetto anche all'altro che utilizzavo. Adesso procedo e vado a pulire i pavimenti normalmente.
anche perché si era già fatto tardi e dovevo anche andarmi a fare un po' di spesa, perché domani vorrei andare al mare. Quindi una volta che finisco di pulirmi la cucina, il resto già l'avevo tutto fatto, vado a farmi anche un po' di spesa, quindi noi ci aggiorniamo dopo. Faccio vedere subito le cose del frigo, così le poso perché sto scongelando anch'io. Ho preso uno yogurt al cocco perché voglio fare il porridge freddo al cocco. Due yogurt, questi qui per Auri al solito con gli Smarties, uno banana e uno fragola. Questi qui che sono in offerta da Eurospin a 99, sono super buoni, assomigliano un sacco a quelli del McDonald's praticamente. Poi ho preso le crocchette di patate da forno e una busta di patatine prefritte, erano in offerta 1,99. Poi i soliti cornetti vuoti, questi qui senza farciture, un bustone di mozzarella, l'emmental bavarese, poi ho preso, vabbè, della salsiccia e un po' di macinato, i gnocchetti di patate. Ho preso anche il prosciutto cotto, questo qui di alta qualità, il salame ungherese, l'arrosto di petto di pollo, anche questo era in offerta, spalla cotta, gli hamburger di prosciutto cotto, poi ho preso gli hamburger di verdura ai broccoli e alle melanzane e pomodorini secchi. L'ultima volta le ho prese e sono super buoni, quelli che prendo sempre non c'erano. Poi ho preso una sfoglia rettangolare, una busta di insalata, una busta di rucola e vabbè le uova che c'erano messe in questo sacchetto. Poi adesso esco le altre cose e ve le faccio vedere. Allora continuiamo lo svuota la spesa. Ho preso, vabbè, dei panini per la cena di stasera. Poi ho preso qualche pacchetto di pasta e ho preso questa pasta, non l'avevo mai vista, però non lo so, mi incuriosiva, e ne ho preso un pacchetto. Vabbè, anellini siciliani e mezze penne e due pacchi di questa qui alla chitarra, spaghetti alla chitarra. Poi ho preso una confezione di panini per hamburger, quelli più piccolini che piacciono ad Auri. Non avevo praticamente più nulla in casa. Due passate di pomodoro, due di frutta, questa qui nella bustina, la maionese, una besciamella, le cipolle, ho trovato queste dorate, anche se preferisco quella bianca, un cetriolo, questo è quello olandese e lo preferisco di più, le zucchine genovesi, le piadine. Ho preso anche il cocco, che l'ultima volta mi è risultato brutto, cioè era marcio dentro, quindi mi è rimasta la voglia di cocco e l'ho ripreso. Stasera ho intenzione di aprirlo, così direttamente non lo faccio diventare brutto. Col martello, sì. L'uva, il pomodorino datterino. Vabbè, ho ripreso anche questi qui che li prendo sempre quando mi finiscono, anche se ho dimenticato di prendere lo sbiancante oggi, ma... veramente ero stanca e me lo sono tolto dalla mente. Questi qui che sono per me, sono i miei preferiti. Poi una confezione di tè a brick, l'aperitivo. E poi abbiamo preso una confezione di questi qui, le patatine. Queste qui assomigliano un sacco alle patatine Eldorado, buonissime sono. Una confezione di arachidi, anche questi erano in offerta. I cannestrelli. Una confezione di questo per il pane quando serve all'improvviso, lo infilo anche in friggitrice ad aria ed è pronto in pochi minuti. Un pacchetto di questi, poi questi qui,
snack crackers che sono buoni, soprattutto queste cose per il mare. Patatine alla paprika e una confezione di American Sandwich. Ok, questa era tutta la mia spesa. Io vado a togliere tutto, sistemo tutto e noi ci vediamo, ci aggiorniamo dopo. E ragazze, eccoci qui, siamo al giorno dopo, sono riuscita ad andare al mare, c'era poca gente perché comunque era presto, siamo andati prestissimo, così trovavamo un bel posto in spiaggia e anche ovviamente il parcheggio fuori perché è difficile e complicato da trovare. Qui c'è Auri, vedete che sta facendo il bagno, noi ci stiamo rilassando, era la mia prima volta al mare, già non vedo l'ora di ritornarci. Comunque, detto questo, vi lascio giusto due minutini di immagini e poi noi ci aggiorniamo nel prossimo video. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Vi mando un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!